Allora, buongiorno ai nostri amici. Oggi siamo in compagnia del professor Corrado Malanga dell'Università di Pisa. Professor Malanga, la prima domanda che volevo farle, ma com'è possibile che un accademico, uno scienziato, un ricercatore come lei, arrivi a parlare di alieni? Questo è un po' il motivo, diciamo, di fondo di tutta l'intervista. Come ci è arrivato, professore? Attraverso quale percorso? La risposta è semplicissima, anche se probabilmente è in attesa. Io a 15 anni leggevo i libri di Peter Colosimo e Colosimo sosteneva che gli alieni erano già venuti su questo pianeta in età antichissima e remota. Allora io ho detto, questa è una cosa interessante, se gli alieni ci sono, io vado alla ricerca degli alieni perché è a loro che farò le domande importanti. Chi siamo? Esiste Dio? Come è fatto l'universo? Ma ci sarà sto bosone di Higgs? È inutile che spendiamo un sacco di miliardi per cercare di capire una cosa. Ci sono gli alieni? Sono più bravi di noi? O chiediamolo a loro. Questo è stato il motivo fondamentale che purtroppo mi ha portato allo studio di questa fenomenologia e quasi subito mi sono reso conto che le cose non erano così semplici, che gli alieni non mi avrebbero mai risposto anche se li avessi trovati. Ma questo è un altro discorso. Ecco, ma lei ha cominciato, poi c'era Colosimo, c'erano altri autori che appunto parlavano di fantascienza, ma abbiamo avuto anche non scrittori di fantascienza, abbiamo avuto un Sitchin, per esempio, che interpretando comunque, leggendo le tavolette sumere, è arrivato, mi pare, alla stessa conclusione. Mi pare che anche Mauro Biglino, cioè, traducendo la Bibbia, sia arrivato comunque alla stessa conclusione, che ci sono Sì. questi alieni che sono arrivati sulla Terra non si sa bene quando, perché non si sa bene quando. Ma lei è partito, mi pare, al di là della lettura comunque di questi libri di fantascienza, lei è partito dal CUN. CUN è esattamente, professore. Centro Ufologico Nazionale. Ma come mai il CUN, Centro Ufologico Nazionale, si occupa di UFO naturalmente, si rivolge ad un ricercatore di chimica? Com'è questa cosa? Come ci è Semplice. arrivato in sostanza? È semplice, io avevo sicuramente i pantaloni corti quando contattai il CUN, Centro Ufologico Nazionale, e gli chiesi di iscrivermi perché avevano una rivistina che loro mandavano in giro e volevo essere aggiornato su questo problema. Mano a mano che andavo avanti e cercavo di studiare, insomma, di rendermi conto di questo fenomeno, mi resi conto che nel Centro Ufologico Nazionale c'erano giornalisti, filosofi, insomma, mancava uno scientista, mancava un fisico, mancava un chimico. E allora gli proposi di collaborare con loro. Mi ricordo che la prima volta che ebbi un vero e proprio rapporto con loro fu al secondo congresso internazionale, mi sembra, che si fece a Cesano Maderno, dove io portai una piccola relazione, no? C'era la gente che portava relazioni con quanti UFO ho visto passare di qui all'Ista Notte, le fotografie delle tracce del suolo. Io portai la risonanza magnetica nucleare e la spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier nell'analisi delle tracce al suolo di UFO. Detto questo, la gente gli venne i capelli ritti perché una cosa del genere non l'aveva mai fatta nessuno, però qualcuno doveva cominciare. Chiaramente si innamorarono un po' di quella che poteva essere la mia cultura, ancora non ero laureato, e mi proposero di entrare a far parte del consiglio direttivo. Io entrai a far parte del consiglio direttivo e cercai, per quello che mi competeva, di occuparmi di quello che poteva essere il mio campo, cioè la parte scientifica. C'erano altri che facevano l'uomo immagine, il politico, quello legato ai militari. Ricordiamo che nel Centro Ufologico Nazionale c'era sempre stato un generale dell'aeronautica militare, c'era sempre stato qualcuno che era legato alla massoneria, c'era sempre stato qualcuno che era legato ai preti al Vaticano, Opus E questo Dei. per quale ragione? Se era un generale dell'aeronautica del Vaticano? Il Centro Ufologico Nazionale allora rappresentava sicuramente una situazione scomoda per il potere e quindi andava tenuto sotto controllo. Io mi interessavo dei cavoli miei fino a che a un certo punto non ho potuto più interessarmi di queste cose nel modo corretto e ho sentito il bisogno di andare fuori e respirare un pochino di aria pulita.
Ecco, ma lo scopo del CUN qual era in sostanza? Lo scopo del CUN era, in realtà lo scopo del suo presidente, del suo segretario nazionale, che allora era, forse lo sarà ancora, non so che fine abbia fatto, un certo dottor Roberto Pinotti, che si spacciava, poi si scoprì, per sociologo, si spacciava per giornalista, si spacciava per ricercatore aerospaziale, si spacciava per grande economista, tutte lauree più o meno false, finte, ma in realtà lui aveva un'idea super egoica del voler tenere sotto controllo la situazione, voleva diventare una persona importante. Ora, fare il chimico, fare il fisico diventava difficile, al fare l'ufologo non c'era nessuno che lo faceva, l'ha scelto lui, così dice non ho concorrenza. In quel contesto però, secondo il mio modestissimo punto di vista, per fare questo ha dovuto prendere degli accordi con quelli che sono i servizi segreti, la massoneria, di cui tuttora credo faccia parte, e che si scoprirà dopo, perché io da personaggio all'interno del Centro Ufologico Nazionale, direttivo, non mi ero subito reso conto, mi sono voluti 35 anni per rendermi conto di questa cosa, vedete come sono lento di cervello, però poi ho capito. Ma la sua esperienza, quindi, alcuno come andò questa esperienza? L'esperienza 35ennale, si fecero un sacco di cose importanti, fu lì che io cominciai a studiare il problema delle abduction, delle adduzioni aliene. Di cui parleremo poi. Di cui parleremo, cioè, dopo, perché ci mandarono loro, dice, pensaci te, sei te lo scientista, baci te, oppure mandavano a me in televisione a fare scudo alla professoressa Hack, al professor Zichichi, perché nessuno poteva in qualche modo, non avevano le carte in regola per poter affrontare un discorso con Tullio Regge, per esempio, a Torino. Bisognava che io ero l'unico che poteva sostenere. Ecco, ma per carte in regola che cosa intende quando dice carte in regola? Non avevano le carte in regola vuol dire avere dei prerequisiti. Quando si parla di fisica quantistica, o si parla di chimica, o si parla di concezione del tempo, dello spazio, da un punto di vista geometrico, non lo può fare un sociologo, lo deve fare un chimico o un fisico. Ecco perché io, quando serviva, andavo mandato dai dirigenti di quell'associazione, Centro Ufologico Nazionale, un po' allo sbaraglio e a difendere le nostre idee, che erano le mie, quelle di dire la verità a tutti, quelle del Centro Ufologico Nazionale di tenere in realtà tutto nascosto. Ecco, la sua esperienza, diciamo, diretta, mi pare se dico giusto, professore, cominciò col caso Lonzi, se non sbaglio. Che cosa successe? Che cosa verificò lei in questo caso Lonzi? E per quanto tempo lo studiò questo caso? Sì, il caso Lonzi ci ha preso allora un periodo di circa 2 anni e mezzo, 3 anni di lavoro. Andai a trovare Lonzi perché il Lonzi, che allora credo avesse 26-27 anni, apriva una cosa commerciale a Genova e per farsi un pochino di pubblicità aveva fatto un trafiletto in cui diceva si apre questo nuovo locale, eccetera eccetera. Lonzi è uno che, tra parentesi, ha avuto anche un problema quando aveva 15 anni al campeggio, ha visto un UFO e serviva per fare un po' di reclamo, di pubblicità. E allora io andai, mandato dal Centro Ufologico Nazionale, a parlare con questo Lonzi, gli dissi: guarda, te hai raccontato una cosa interessante, hai raccontato che quando avevi 15 anni in questo campeggio a un certo punto hai visto alcune sfere luminose che ti venivano intorno, tu hai perso coscienza, ti sveglierai 45 minuti di tempo dopo, in realtà le cose poi non andarono così, ma lui se le ricordava così, e soprattutto il giorno dopo ti trovi con 3 cicatrici di 15 cm lunghe così sulla schiena, che il tuo dottore ti dirà sono cicatrici con punti di sutura, Valerio Lonzi, Valerio, dimmi chi ti ha operato. E Valerio con la mamma dice: ma veramente questo ragazzo è stato al campeggio? Comincia da lì la storia. Allora vado a Genova, parlo con Lonzi, prendo il dottor Moretti, che era uno dei principali ipnologi allora italiani sulla piazza, e con Moretti stabiliamo, e con Lonzi, d'accordo, la possibilità di indagare questo ragazzo con la tecnica della ipnosi regressiva, tecnica già utilizzata negli Stati Uniti d'America con grande successo da Badocchis o da altri, ad altri ricercatori, tra cui ricorderemo in seguito anche John Mack, psichiatra dell'Harvard University. E quindi lei, mi pare di capire, professore, si creò degli strumenti, no? Creò degli strumenti per indagare più a fondo. Quali strumenti cominciò appunto a utilizzare? A parte l'ipnosi, cominciò poi a utilizzare anche altri strumenti per verificare l'attendibilità, certo, perché la di cosa, queste abduction? La cosa era diversa.
Mentre prima noi facevamo le analisi sul territorio, la risonanza magnetica nucleare, la spettrometria di massa, l'infrarosso e così via, le analisi chimiche vere e proprie, per verificare la possibilità di dare alla scienza una prova provata che c'erano state delle interferenze di natura aliena sul pianeta Terra, cioè questa roba che veniva vista era vera e veniva da fuori. Citerò l'analisi importante più di tutte, che è la percentuale isotopica che si fa con la spettrometria di massa a struttura fine. E cioè, che cosa consiste, scusi? Consiste nel misurare il numero di neutroni che ci sono nei nuclei delle sostanze che noi stiamo analizzando. Sì. Se il numero di neutroni è uguale in percentuale a quello che noi ritroviamo sulla Terra, quella roba viene dalla Terra. Se invece la percentuale è differente, evidentemente, come un meteorite, come si fa a sapere che un pezzo di un ciottolo che troviamo per terra viene da Marte? Perché la percentuale isotopica è differente. Ecco, in questo contesto. Quindi nessuno, anche se noi avevamo trovato dei dati interessanti, ci dava retta. C'era il problema dello studio iniziato in Italia in quegli anni, da noi, delle adduzioni. Bisognava cambiare tutto, cioè trovare il sistema di studiare la mente dell'addotto. Cosa c'hai nella testa? Dici la verità? Hai visto realmente quello che dici di aver visto? Oppure c'è una sovrastruttura mentale che ti permette di dire delle cose che in realtà te non hai minimamente né visto né vissuto? Ecco, l'ipnosi regressiva era un'ipotesi di lavoro. In America era già stata studiata circa, lavorata per almeno 25 anni. Noi eravamo i primi anni. Subito dopo ci sarà l'utilizzo di altre tecniche che sono la grafometria, la grafologia, dimmi come scrivi e ti dirò chi sei, e in un successivo tempo la programmazione neurolinguistica, cioè quando io parlo in realtà la mia voce dice una cosa, ma il mio movimento corporeo attraverso un processo metacomunicativo potrebbe mettere in atto un processo comunicativo distonico con la mia voce, le mie parole, i miei fonemi. E quindi io potrei essere cosciente o non cosciente di dire una bugia. Come si fa a sapere? Bisogna studiare la programmazione neurolinguistica, in cui l'ipnosi rientrata, perché dobbiamo ricordare che l'ipnosi parte dal 1700, grosso modo, dal punto di vista scientifico. Mesmer, no? I fenomeni mesmeriani. Poi però Erickson, la scuola di Sapetrier, Erickson oppure Granone in Italia o altri la studieranno in un modo di vista tecnico, gli daranno una struttura. La programmazione neurolinguistica viene dopo, parte dagli studi di Erickson, ma la PNL è una cosa più grande in cui anche l'ipnosi e l'ipnosi regressiva possono entrare. Quindi, avendo davanti a noi gli strumenti della programmazione neurolinguistica inventata, scoperta, strutturata da Bandler e Grinder, ecco che noi abbiamo veramente sfondato il cervello delle persone, riuscendo a capire se questi dicevano la verità oppure no, e quindi siamo andati avanti nello studio. Allora, professore, vediamo di capire bene questi strumenti. Lei a un certo punto, anche lei si pone il problema dell'attendibilità di quello che alcune persone dicono, a partire da Lunzi, poi lo farà successivamente per quanto riguarda le abduction, cioè i rapimenti, i cosiddetti rapimenti alieni. Ma l'ipnosi che cosa permette di fare? L'ipnosi, quando io ho cominciato a studiare... Poi vediamo anche gli altri strumenti dopo. Quando io ho cominciato a studiare l'ipnosi, mi sono affidato alla letteratura. Cioè, che cosa fa in ipnosi un soggetto? Cosa dice Erickson nelle sue 500 pagine di lavori scientifici pubblicati su riviste scientifiche? Sono partito da lì. L'ipnosi si credeva ai tempi di Erickson che fosse un sistema per rivivificare i ricordi. E ricordiamo che Erickson era un medico, no? Un psichiatra. Schiaro, certamente. Che aveva problemi di salute, sì. E cominciò ad osservare lui i fratellini. Aveva avuto nella sua vita, esatto, due forti attacchi di poliomielite. Sì. E quindi non riusciva a camminare bene e non poteva giocare a pallone con gli altri ragazzetti di 5 anni. Un po' la capacità di osservazione. Assolutamente, con questo sistema. Se lui non fosse stato poliomielitico non avremmo avuto Erickson. Okay. Era bella questa cosa. E si pensa quindi che l'ipnosi sia un sistema che allora non era tanto conosciuto, un meccanismo mentale che riuscisse a isolare parti del sé interno e permettesse di parlare solo con l'inconscio profondo.
Poi questi termini, conscio, inconscio, subconscio, ognuno gli dà un significato un po' particolare, magari poi se volete lo vediamo meglio. Il sé profondo. Questo sé profondo raccontava quello che poteva essere successo e che io mi ero dimenticato perché avevo subito un trauma. Questa era la storia. Quindi potevo ricordare cose che non avrei potuto ricordare a un livello di coscienza normale. La coscienza alterata, ottenuta con i meccanismi dell'ipnosi regressiva, ci permettono di riscoprire. Scopriremo poi che la fisica moderna, la fisica quantistica moderna, dice che il tempo non esiste, che lo spazio non esiste e che l'energia non esiste. Cioè, possiamo arrivare con gradualità, professore. Certo, quindi vediamo un po', chiariamo un po' sull'ipnosi. Quindi l'ipnosi permette di accedere ad informazioni che il soggetto ha, di cui non è consapevole, a cui non accede volontariamente. E che crede essere relegate nel suo passato. Perfetto. E che crede essere relegate nel suo passato. Importantissimo. Da questo punto di vista sottolineiamo subito che in ipnosi regressiva non si può mentire. Cioè io non posso spudoratamente dire una cosa che non penso, a cui non credo. Io se dico una cosa è perché ci credo. Non è detto che quella cosa sia la verità. Ma io non sono blefo. Convinto. Ne sono convinto. Quindi se si mette in ipnosi un soggetto e gli si fa ricordare quando era ubriaco l'altra sera, è chiaro che mi descriverà i pali della luce che non sono dritti ma fanno così, perché lui li ha visti, li ha recepiti così, la sua mappa del territorio ha preso questi dati, li ha portati dentro di sé e lui te li ridice così come li ha visti. Non si può, e questo le prove scientifiche sono chiarissime, mentire. Erickson spende diversi lavori scientifici nel tentativo di far dire delle menzogne alle persone che metterà in ipnosi e non ci riuscirà mai. Non ci si deve confondere con un altro aspetto dell'ipnosi, che è quella situazione in cui uno si trova di fronte a un ipnologo che fa una ipnosi flash toccandoti, ci sono diverse tecniche, e ti fa credere che tu abbia una serie di mosche e di api che ti circondano. E allora vedrai questo soggetto che cerca di cacciarle. Si vede benissimo che le mosche non ci sono. Allora lui è stato ingannato, ha detto una cosa che non è vera. Quindi in ipnosi si può dire tutto e il contrario di tutto? No! Cosa succede in quel senso, in quel settore lì? In quel momento il soggetto ha gli occhi chiusi. L'ipnosi ti permette di isolare il tuo cosciente, la tua mente, e il tuo subconscio, il tuo lobo sinistro, la ragione. E tu hai solo l'inconscio. L'inconscio è come un bambino piccolo che non crede, che non sa nemmeno che esista la struttura della bugia. Quindi il tuo subconscio e la tua mente sono diventati il tuo ipnologo, a cui tu credi ciecamente, perché lui ti dice che ci sono le api, e quindi tu credi di avere le api anche se non le vedi, e quindi ti muovi in quel modo cercando di scacciare una finta nuvola di api, ma non stai mentendo. I dati in quell'istante stanno entrando in quel momento nel tuo contesto, nella tua mente, nel tuo cervello. Mentre quando io vado a chiedere in ipnosi regressiva il tuo passato, i dati sono già entrati prima, sono già stati registrati su un disco hard che hai nella testa, e te li vai a rileggere e non li puoi modificare. Questa è una cosa fondamentale. Certo. Cioè, con le opportune regole, conoscendo quelli che sono i limiti di una ipotetica ipnosi scientifica, non puoi mentire. Quindi lei cominciò a dotarsi di strumenti. Uno, abbiamo detto, è l'ipnosi, poi la PNL, programmazione neurolinguistica, e poi ci spiegherà meglio in che cosa consiste, perché a mio avviso c'è molta fuffa in giro, quindi cominciamo a capire che cos'è la PNL seria e che cos'è invece questi venditori di fumo. Poi occupandosi di abduction, a un certo punto lei cominciò a occuparsi di rapimenti alieni, e là mi pare costruì altri strumenti che erano dei test, se non sbaglio, sì, per verificare ancora, certo, ancora l'attendibilità, l'affidabilità, certo, di quello che mi aveva detto. Ci, certo, vuoi parlare un po' di questa abduction, come ci arrivò? Che tutto cosa... comincia dal libro che io scrissi sulla storia di Valerio Lozzi, un libro, Gli UFO nella mente. Gli UFO potevano essere solo nella mente di Valerio, in realtà non esiste fuori, questo dovevamo comprendere. Nello studio che abbiamo fatto con il dottor Moretti si capiva perfettamente che Valerio Lozzi aveva subito un trauma
e lo stesso trauma che lui aveva subito era quello che riportavano gli studiosi americani oltreoceano, Bud Hopkins, John Mack, David Jacobs della Temple University, cioè persone che si erano interessati come me in Italia di questo problema. Va sottolineato che il libro viene letto da 35.000 persone, tante sono le copie che sono state vendute, quindi forse anche di più, e cominciano ad arrivarmi delle lettere di persone che si riconoscono nell'esperienza di Valerio. Come facevamo noi a capire se c'era stato un fenomeno di psicosi di massa? Dovevamo costruire dei test, e i test sono validi cominciando a sentire un sacco di persone, verificare queste persone da un punto di vista statistico, quindi alti numeri, validità scientifica, che cosa raccontavano. Cominciamo a capire che tutti raccontavano le stesse esperienze, e sulle stesse esperienze abbiamo costruito un test in cui le 60 domande, grosso modo, che ci sono ora, sono 60 punti descrittivi di una adduzione. Una rete è il test, TAV, test di autovalutazione. Non ha nulla a che fare con il treno a grande velocità. Test di autovalutazione. Perché autovalutazione? Il soggetto legge il test e qualcosa dentro di sé comincia a muoversi e dice: ma perché mi fa questa strana domanda? E sente dentro di sé crescere l'emotività di qualche cosa che lui a livello cosciente non sa, ma a livello inconscio sa perfettamente che cosa vuol dire quella domanda. Esempio: hai mai perso sangue dal naso? Hai mai sognato di essere chiuso dentro un contenitore? Hai mai sognato un essere con le pupille verticali? Hai mai creduto di partorire? Sono domande molto particolari. E il soggetto comincia a rispondere sì, 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 sì. Porca puttana, perché io rispondo sì? Ecco, in quell'istante noi abbiamo costruito una rete che deve prendere i pesci, e i pesci sono gli addotti che non sanno di essere pesci. E allora bisogna costruire una rete con le maglie piccole piccole, perché solo questi pesci che sono piccoli piccoli ci possono rimanere incastrati. Ma costruire una rete con le maglie piccole piccole è un casino, perché vuol dire che tutti i pesci ti rimangono dentro. E allora come si fa? Test di autovalutazione è una rete in cui i pesci ci si autobuttano dentro. I pesci piccoli, solo quelli che vogliamo noi. Ecco che il pesce si autovalutava e diceva, mi mandava il test di autovalutazione con la seguente due righe: senta, questo strano test che ho trovato su internet, me lo guarda un attimo lei. In quel momento qualcosa dentro il soggetto a livello psicologico gli aveva fatto dire: ma non è che io sono lì in quell'insieme di pesci piccoli che sono stato addotto, è per quello che sono questi strani esseri piccoli, alti 1,20 m con tre dita, il pollice opponibile, il capoccione grosso, puzzolenti, che di notte ogni tanto li vedo nella mia camera da letto, che mi tirano i piedi. È nato così il test di autovalutazione. Dopo il test di autovalutazione, chiaramente noi abbiamo applicato anche l'analisi grafologica, perché come scrivi io ti dico immediatamente di sé. Faccio presente il test del Rorschach, che è un test delle macchie di inchiostro, sì, conosciuto comunemente con questo, ha una attendibilità grosso modo del 75%, un'analisi grafologica del 95-97%, ed è molto più facile. Ed è molto più facile. Quindi lei si dota di questi strumenti, mi pare, quindi c'è uno strumento d'ingresso attualmente che è il TAV, e poi si dota appunto dell'ipnosi e della PNL. Con questi strumenti a un certo punto lei non parla solo con l'inconscio, cioè cominciano a emergere sotto ipnosi una serie di altre informazioni. Imprevisti, l'imprevisto, una serie di altre informazioni. Che cosa emerge da questa ipnosi? Noi volevamo studiare, ci rido perché ero veramente un bimbo. Noi volevamo studiare, cercare di far ricordare al soggetto che cosa era successo, come era fatta l'astronave, come si apriva la porta, come era vestito l'alieno, come era fatto l'alieno, cosa gli aveva fatto. Questa era una strutturazione del ricordo, e invece accadono degli imprevisti. Noi lavoriamo agli inizi con tre gruppi di ipnologi e tre gruppi differenti di addotti, ottenendo sempre gli stessi risultati. Tenete presente che fino a oggi, grosso modo, io ne avrò studiati circa 2000. Mi sembra che Erickson ne abbia messi in ipnosi nell'arco della sua vita 3600-3500 circa, tra cui la sua moglie 360 volte in un anno. Povera la moglie di Erickson. Beh, a parte questo,
viene fuori qualcosa di strano. La prima volta che ci troviamo di fronte a questo qualcosa di strano, io cerco di far ricordare al soggetto come è fatto l'ambiente. Cosa sta succedendo? Sono dentro un contenitore orizzontale, mi dice il soggetto. A un certo punto parte una strana vibrazione dentro di me e io vedo tutto dall'alto. Allora, io all'inizio credevo che il soggetto avesse paura di ricordare quello che stava succedendo e una specie di sua creata personalità esterna gli facesse vedere per comodità interna le cose come se a lui non riguardassero, no? Un processo dissociativo, si potrebbe dire, da un punto di vista psicoanalitico. Cosa vedi dall'alto? Come ti sei girato? Perché se io sono in orizzontale, esco in alto, poi mi devo girare per guardare verso il basso. In questo contesto il soggetto mi dice: io non mi sono mai girato. Che cosa vedi? Come fai a vedere in basso allora, se non ti sei mai girato? Ma io non vedo in basso, io vedo dappertutto. Era una frase che non aveva... non sapevamo interpretare una risposta. Non ha un senso logico. Non ha un senso logico. Certo. Allora, siccome tutte le cose devono tornare, cominciamo a fare un set di domande di controllo. Il set di domande di controllo è il seguente: guardati le mani. Non vedo le mani, dice il soggetto in ipnosi. Guardati il corpo. Ma io non ho corpo, dice il soggetto in ipnosi. A volte gli chiedevamo: come ti chiami? Risposta: noi non abbiamo nome. E qualche volta: io so come si chiama lui, Giuseppe, quello seduto laggiù in basso, è il mio contenitore, io vivo dentro di lui. Strano, ma definisciti. Quanti anni hai? Cosa vuol dire? Rispondeva, non aveva proprio l'idea del tempo. Da quanto tempo esisti? Da sempre. Come sei fatto? Sono una matrice di punti di luce. Queste erano le risposte strane che venivano fuori, non una volta sola, come qualche imbecille dice, ma tante volte. Che cavolo era questa cosa che usciva dal corpo, sono una matrice di punti di luce? E quando gli si chiedeva: cosa vedi? Vedo degli esseri che non sono di questo pianeta, che fanno delle cose. Cosa vogliono? Vogliono me. Perché vogliono te? Perché io sono la vita. Questo era un modello di risposta. La vita. Che cavolo era questa roba? Non la sapevamo definire. A un certo punto abbiamo pensato che potevamo applicare il concetto fondamentale che gli antichi davano alla parte animica, anima, chiamiamola anima. Struttureremo subito dopo il corpo umano con una chiave di lettura che divide il corpo umano come un contenitore di una trinità che è un'anima, una mente e uno spirito. Ecco, questo concetto, professore, è importantissimo. Lei da queste ipnosi e dalle descrizioni fatte appunto dagli adotti di cui ci ha appena parlato, arriva a questa tripartizione che apparentemente è facile da comprendere, ma in realtà credo che non sia così tanto facile. Quindi lei dice: c'è mente, spirito e anima. Ecco, io avevo un'esigenza, io ero ancora a quel tempo galileiano, quindi studiavo le cose dovevano essere ripetibili, dovevano avere un significato, cioè, fisico, dovevano essere descritti con una formula che descrivesse queste cose. Mi trovo di fronte a una problematica del genere, non so come descrivere tutto ciò, e perché avevo ancora l'idea che il mondo scientifico si sarebbe potuto interessare a questa problematica solo se io avessi portato delle prove consistenti, cioè legate al linguaggio che si usa nella scienza, perché la scienza capisce purtroppo oggi solo il suo linguaggio e tende a ritenere che gli altri linguaggi non vadano bene. Questo atto grosso di presunzione è lo stesso atto di presunzione che fa la Chiesa, che ritiene che il suo linguaggio sia il migliore e gli altri no. Quindi, da una parte la scienza, dall'altra parte la religione, che usano due linguaggi apparentemente differenti, non venivano incontro alle nostre idee. Scienza e religione, poi capirò che sono fatte di una unica pasta e che derivano dall'antica magia. Scienza e religione sostanzialmente sono fatte per spartirsi il potere. Una volta c'era Mago Merlino, figura ideica e simbolica, e Re Artù, che era il politico. Il politico di turno vede Mago Merlino, che è lo scienziato di corte, è quello però che parla anche con le forze della natura, con gli dèi. Troppo potere a Mago Merlino. In quell'istante nasce la scienza, che è staccata dalla religione.
i principi della scienza, le leggi della fisica, e dall'altra parte i misteri della fede sono quelli a cui te devi credere per essere all'interno del sistema, se no non sei accettato o dalla scienza o dalla religione. E siccome questo mondo ti fa credere che tu debba per forza scegliere tra tizio e caio, tra buono e cattivo, te ti trovi categorizzato in una di queste due situazioni, anche se te non vuoi, e non hai capito, non te lo ricordi più, che scienza e religione derivavano da un'unica cosa, che era la magia, che è un'altra cosa, molto più importante. Non a caso Bandler e Grinder scrivono un libro sulla magia della comunicazione, non a caso in Sud America... La struttura della magia. La struttura della magia. Non a caso in Sud America José Luis Parise, che è uno psicoanalista... che ha studiato per 30 anni le regole e le idee che gli sciamani mettono in pratica per modificare, scrive dei 12 punti della magia. Non a caso è la magia, non tanto quella di Mago Merlino, ma quella della fisica quantistica, che ti permette di capire come si fa a modificare le regole dell'universo virtuale. Non a caso si arriva in fondo a comprendere che tu sei Dio, cioè colui che cambia le cose. Tutto questo ci faceva cambiare completamente modo di operare, di vedere le cose. Questa cosa, finisco subito, questa parte animica era un po' il mago della situazione. Era quella parte animica che noi dovevamo distinguere ed identificare come gruppo di vettori. È lì che è nata l'idea di definire anima, mente e spirito come alcuni vettori. Anima è definibile come energia potenziale e come spazio, ma non ha l'asse del tempo. La parte spirituale che veniva fuori in altre ipnosi come energia e come tempo, ma non aveva l'asse dello spazio. E la mente, energia, non l'aveva, aveva lo spazio e il tempo. E tutte queste tre cose erano coscienza, ma tre coscienze diverse. Ognuno di questi tre, anima, mente e spirito, remavano ognuno per i cavoli suoi. La somma delle tre coscienze, in qualche modo resa compatibile tra di loro, avrebbe creato quello che in futuro noi avremmo identificato come un uomo integro, che sa chi è, e non come tre pezzi di uomo, ognuno che va in una direzione completamente differente. Siamo partiti con gli alieni e arriveremo fra un attimo a comprendere che gli alieni non sono tanto importanti, ma la cosa più importante è l'acquisizione della coscienza, che ti permette di sapere chi sei. Non potevi studiare gli alieni se non sapevi come era fatto l'uomo. Possiamo fare alcune precisazioni, professore? Intanto piacerebbe che lei desse la sua definizione di magia, prima. Poi l'ignoranza su questa nostra tripartizione, su chi cos'è mente, spirito, eccetera, può essere uno strumento di dominio? E la scienza e la religione possono essere strumenti di dominio? Sì. Questi strumenti di dominio, cioè questa è la scienza e la religione, possono puntare sulla dualità? Sembra una domanda un po' difficilotta, ma lei è certo che mi ha compreso. Sulla dualità per mantenerci nell'ignoranza? Un po' complesso. Sì, allora, la definizione di magia la diamo per ultima. Strumenti di dominio, dicevo, noi, religione e scienza. Gli esseri umani sono stati sempre portati erroneamente a credere che l'universo sia duale, cioè che ci siano i buoni, i cattivi, l'acceso, lo spento, il vuoto, il pieno, i maschi e le femmine. In realtà l'acceso e lo spento, in realtà la dualità, l'idea del duale è un'idea finta di cui si nutre solamente l'universo virtuale. Mi spiego meglio. L'universo, secondo la fisica moderna, possiamo dividerlo con le parole di Krishnamurti o le parole del fisico Bohm in due mondi separati: una realtà reale, che vuol dire non modificabile, è una realtà virtuale, che non vuol dire finta, ma vuol dire modificabile. Noi vediamo solamente la realtà virtuale, questo pennarello lo prendo, lo tolgo, lo metto da una parte all'altra, ne cambio i suoi connotati fisici, strutturali, energetici e così via, spazio-temporale. La realtà reale, invece, che è costante, non può essere definita matematicamente, perché non cambia nulla.
non c'è una fx funzione di y, non cambia niente, quindi non ha derivate, non si vede niente. Questa realtà reale in realtà compare ogni tanto con una sua nascostissima presenza nella fisica, e la fisica moderna appioppa a questo aspetto dell'universo il nome di parametro nascosto. Ci sarà un motivo del perché un'onda si comporta da particella? Boh, sarà un parametro nascosto. Un parametro, badate bene, che sicuramente esiste, è nascosto, noi non lo vediamo, ma prima o poi lo troveremo e lo misureremo. In realtà la fisica sta vendendo la pelle dell'orso prima di averlo catturato, e quell'orso lì non lo catturerà mai, perché si sono accorti che c'è qualche cosa che entra nel mondo virtuale e che modifica la virtualità. Non lo vedono perché non lo possono misurare e lo chiamano parametro nascosto, perché il fisico, se non misura le cose, è rovinato. La misura è la base di tutta la fisica. O crea un modello matematico. Il modello matematico è solo un linguaggio, e non è una scienza la matematica, che è come l'esperanto, che serve per essere capito da tutti. Allora, sovente i matematici italiani credono che la matematica sia una scienza, mentre i matematici inglesi, anglosassoni, pensano che la matematica sia un linguaggio. Già qui ci si potrebbe discutere tanto. Il problema è che questi parametri nascosti, in realtà, si comincerà a capire che sono la coscienza. La coscienza, infatti, era, è e sarà sempre uguale, sempre la stessa. Allora la coscienza è Dio, secondo quella che potrebbe essere la definizione data da una religione qualsiasi. E in questo contesto si comprende come la coscienza non è duale. È duale lo spazio, il tempo e l'energia, ma la coscienza non ha una immagine, due immagini speculari, ne ha una sola. Mentre lo spazio può essere più se vado a destra, meno se vado a sinistra, il tempo, ruoto in senso orario, ruoto in senso antiorario, l'energia, cambio di dimensioni, quello che corrisponde all'idea della coscienza è semplicemente un centro di inversione. Facciamola semplice, un piano speculare. C'è scritto nella Bibbia, Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'idea della specularità dell'universo è legata in fondo archetipicamente e anche negli antichi testi, siano essi più o meno religiosi. L'universo si scopre che si forma e funziona con archetipi. Che cosa sono gli archetipi? Gli archetipi sono degli operatori hermitiani lineari. Ecco, detto così non si capisce niente. Infatti sono gli archetipi, perché sono operatori, cioè sono come il più, il meno, il per e il diviso. Sono qualcosa che agisce sulla realtà virtuale e la cambia. 5 più 2, 7. Il più, se non viene incastrato tra il 5 e il 2, non fa niente da solo, ma il più, tra la realtà del 5 e la realtà del 2, trasforma il 5 e il 2 in 7. Gli archetipi su cui si basa l'universo sono quattro operatori, su cui la creazione si basa solo su questo, che sono la traslazione, la rotazione, il cambiamento di dimensione e il centro di inversione, cioè sono movimenti. Quindi gli archetipi sono movimenti, sono azioni, sono verbi. Certamente, sono in verbi. Più... Ma sono dotati di forza, c'è una formula. Sono posso farle questa domanda? Prego. Gli archetipi quindi sono, sono azioni dotate di direzione? Sono movimenti dotati di direzione? Sono anche operazioni geometriche. Operazioni geometriche, può precisare meglio questo? Perché l'operazione geometrica è fondamentale. È, per esempio, la rotazione è questa. Questa è una rotazione, è un operatore geometrico. Sì. La traslazione. Questa è una traslazione. Queste sono le operazioni che io faccio con i solidi nella geometria. Si basa bene la geometria, si presta bene a studiare queste cose, perché la geometria è la vera scienza dell'archetipo. Platone ci aveva i solidi, esatto, di Platone, esatto, con i quali diceva che il mondo era fatto in un certo modo. Per esempio, l'universo per Platone è un dodecaedro. Perché? Perché il numero 12 per Platone era la rappresentazione del tutto. In questo contesto noi ci muoviamo ad archetipi, noi non ce ne rendiamo conto perché è insito dentro di noi questa coscienza. Quindi anche gli antichi lo sanno perfettamente, che gli esseri umani sono fatti di anima, di mente, di corpo e di spirito.
lo sanno perfettamente. Chi ha voluto creare le religioni per dividere gli uomini in, che ne so, cattolici protestanti o cattolici musulmani, divide e impera, ha tentato di raccontare all'uomo qualcosa di credibile. E per fare questo ha raccontato quasi tutto vero, ma poi la ciliegina alla fine te l'ha cambiata. Per questo gli atti che si compiono nelle cerimonie religiose altro non sono che atti simbolici, archetipici, che fanno comprendere esattamente che la realtà è anima, corpo, mente e spirito. Per esempio, prendete il vecchissimo segno della croce, no? Mente, corpo, anima, spirito, lobo sinistro e lobo destro, incrociati tra di loro, perché la parte sinistra si rifà al lobo destro, all'emisfero destro, cioè quello femminile, quello animico, e la parte destra si rifà a quello sinistro, che è invece la parte spirituale, cioè la parte maschile del sé. Quindi ti dico una verità, ti dico che tu sei un contenitore di una trinità, che sono corpo, mente, il corpo che contiene la mente, sì, l'anima e lo spirito, no? Ma non ti dico in realtà la natura di queste tre cose, che sono tre cose che sono state divise ab inizio, perché l'uomo cosciente totalmente non poteva essere manipolato, bisognava che la coscienza, cioè Dio, venisse staccato in tre pezzi e poi si potesse manipolare il primo, il secondo o il terzo. Se questi tre pezzi vengono rimessi insieme, cosa che si può fare, con delle tecniche che in fondo rappresentano la psicologia transpersonale oggi, l'uomo acquisisce una consapevolezza di sé, una mappa del territorio decisamente diversa, capisce perfettamente che non serve più la dualità, che non bisogna votare né a destra né a sinistra, che non il tuo ego deve essere distrutto, perché qualsiasi cosa tu faccia, quando te sei incazzato con uno, che gli vuoi dire qualche cosa, in realtà si scopre che sei incazzato con te stesso. Questo è il problema fondamentale. Tutto l'aspetto, io allora, siccome io sono arrabbiato con Tizio, scriverò su Facebook che lui è uno stronzo. In realtà, in quell'istante, io non voglio difendere me, è il mio ego che mi fa mettere giù questa roba, perché io voglio che gli altri mi giudichino bene. Chi se ne frega di come mi giudicano gli altri? Quando tutto è compattato insieme, il tuo ego non c'è più e tu non hai più bisogno del beneplacito degli altri, perché tu sai che questo universo non è più duale, che non c'è più una destra, una sinistra, un buono e un cattivo, un acceso e uno spento, è una scatola in cui ci sono tanti esseri con consapevolezze differenti, e la consapevolezza differente ti farà avere una mappa del territorio, cioè una fotografia della realtà diversa dalla tua. E che cos'è la magia? Quindi ce lo dice la definizione. Certo, che cos'è la magia? La magia è scoprire innanzitutto che tu sei Dio, che tu hai costruito questo universo, che lo hai costruito perché questo universo ti serve a comprendere una cosa fondamentale. Dio sa tutto, ha capito tutto, ma ci sono due cose fondamentali che gli mancano: comprendere cosa vuol dire cominciare e cosa vuol dire finire, perché lui non ce l'ha dentro di sé. Il problema della morte che... e della vita. E allora prende se stesso, usa, crea un contenitore dove il tuo corpo, tu vai dentro questo contenitore e vivi una vita, e la vivi nascendo e morendo, comprendendo esattamente che cosa vuol dire tutto ciò. E come nel grandissimo film archetipico Una storia infinita, bellissimo film, te ti rendi conto che tu sei lo scrittore del libro, che tu sei il lettore che ha scritto il libro e che il personaggio del libro sei tu, ma te ne rendi conto solo alla fine. E perché tutto questo? Perché bisogna fare l'esperienza. E perché va fatta l'esperienza? L'esperienza va fatta perché sennò la coscienza non si manifesta. Se non ti manifesti, non sei, non esisti. Se fai, ti manifesti, esisti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non basta che io ti racconti che cosa vuol dire aver preso una martellata sul piede. La devi prendere te la martellata sul piede, se no non lo capisci. Ecco che la coscienza si incarna. Vedete come il discorso religioso sembra vero? Gesù che si incarna per fare l'esperienza. No, siamo noi, Dio. Ci incarniamo in tantissimi esseri
ognuno farà un'esperienza, ne faremo miliardi e miliardi e miliardi contemporaneamente, tutto accade in un unico istante, secondo la fisica di Bohm, il tempo, ve lo ricordo, non esiste, e in questo contesto tutte le piccole coscienze che sono dentro di noi, che fanno parte della grande coscienza, avranno capito che cosa vuol dire fare, e alla fine potranno scegliere se tornare a dormire o se essersi impadroniti del gioco e far girare loro la giostra e non farla più girare a chi ha diviso anima, mente e spirito, a chi vuol fare dell'universo un universo duale. Non ci possiamo più affidare a uno Shiva e a un Vishnu, a un diavolo e a un Dio, che in qualche modo, dividendo e timperando nelle politiche dell'universo, ci fanno per forza credere che noi dobbiamo stare da qualche parte. Quando uno si guarda allo specchio, si giudica da solo. Io non ho bisogno di essere giudicato da Shiva o da Vishnu. Chi se ne frega di Shiva e Vishnu? Questo è l'ammazzamento estremamente importante che mi rende estremamente pericoloso. Gli anarchici in confronto inventati dallo Stato quando li buttano dalla finestra... Gli anarchici insurrezionali. Sono una cinciata. Io ti dico, evita il dualismo, il duale è finito. Da quell'istante, te dentro di te, se sei convinto di questo, non hai più nessuno che ti comanda. Riprendiamo dopo una piccola pausa. Il professor Lone diceva, all'inizio mente, spirito e anima sono stati divisi. Da chi? Si scopre nella genesi dell'universo che l'essere umano ha questa caratteristica fondamentale. È fatto di tre pezzi. Ma si scopre anche che l'alieno che noi avevamo cominciato a studiare tanto tempo fa era interessato a uno solo di questi tre pezzi, cioè la parte animica, perché la parte animica era atemporale, in parole povere era immortale. L'alieno di oggi, come il demone di ieri, a livello mitologico, era la rappresentazione di colui che vuole prenderti la vita, l'anima. Una specie di ritratto di Dorian Gray in cui tu, se fai il patto col diavolo, credi di avere dei vantaggi, ma l'alieno alla fine ti frega. L'alieno chi è? È una creatura tecnicamente superiore, ma coscienzialmente inferiore, nel senso che non avendo la parte animica, non conosce, non apprende dalla parte coscienziale di anima, che invece è molto importante. L'uomo è più coscienza dell'alieno. In alto, chi ha creato l'alieno? L'alieno è stato creato alla fine da due forze che si possono identificare nel mito per esempio indiano, come Shiva e Vishnu, e che sono la rappresentazione dei capostipiti del duale. Brahman crea Brahma, e Brahma, che è una specie di mente gigante, crea la divisione Shiva e Vishnu. Questa divisione è fondamentale per comprendere, in fondo la coscienza lo fa apposta per comprendere come è fatta se stessa, e cerca, per comprendere come è fatta se stessa, di costruire uno specchio in cui specchiarsi. In questo contesto, però, la coscienza comprende che non impara niente dalla sua immagine, perché se io mi sposto a destra, anche lei si sposterà nello stesso modo. Non ho un interlocutorio. Allora non posso creare un'immagine speculare e basta. Devo creare due esseri che tra di loro, in qualche modo, possono imparare l'uno dall'altro. Ma la coscienza, facendo così perché non poteva fare in altro modo, non ha fatto che creare una medaglia con due facce. Ed è chiaro che Shiva non può imparare da Vishnu, che è il contrario di Shiva. In questo contesto non si impara niente da niente, perché se un giorno verrà testa vuol dire che non è venuto croce. Ci sono le stesse identiche informazioni. Bisognava fare in un altro modo, cioè bisogna che all'interno di questa situazione si creino due coscienze. La coscienza questa cosa la farà, vedremo, scopriremo, perché all'inizio la coscienza non si può dividere in due perché è indivisibile, ma all'interno di questa virtualità si creerà un meccanismo per cui il maschile e il femminile potranno riconoscersi
unirsi e dopo ristaccarsi, ognuna delle due parti avendo tutto dell'altro. 1 più 2, che quando si unisce fa 3, e quando le due sfere del femminile e del maschile, del duale, si separano, vengono fuori 2 piccoli 3. Ognuno ha compreso l'altro. In quell'istante il duale si è distrutto, la coscienza ha raggiunto il suo obiettivo. Nel fare questo, Shiva e Vishnu sono stati creati. Shiva e Vishnu comprendono perfettamente come stanno le cose e cercano di bloccare l'universo a questo livello di coscienza. E nel bloccarlo prendono la coscienza e la dividono in 3 parti. Una parte mentale a cui manca un asse, una parte spirituale a cui ne manca un altro e una parte animica a cui ne manca un altro, perché così possono, dividendo e timperando, arrivare a succhiare quella che è l'energia vitale di anima senza che l'uomo acquisisca consapevolezza di sé, perché le 3 consapevolezze di anima, di mente e di spirito sono una che guarda a destra, l'altra che guarda a sinistra e l'altra che guarda al centro, e non si conoscono neanche tra di loro. Ed in questo contesto gli dèi tengono gli uomini nell'ignoranza, non vogliono che essi, le loro creature, si evolvano, perché possono solo così continuare a sfruttarle. Ecco, ma forse un po' se mi è sfuggito un pezzo, ma quindi come hanno fatto a dividere? Come è stato fatto? Come hanno fatto a dividere? Cosa accade in ipnosi? In ipnosi accade che si dividono le 3 sfere, le 3 parti, e la parte animica viene fuori e dice le cose. E quando gli si chiede a 2000 persone di ricordarsi come questo è accaduto, anima, che è atemporale, quindi da un punto di vista di fisica di Bohm, vede tutto in un unico istante, può vedere anche negli istanti della divisione. E lei dice sempre: c'è un signore alto con la barba, grande, sembra Dio, dice che è mio padre, che mi ha creato lui. A questo punto, questa figura mitica e anche mitologica, archetipica di Dio barbuto, si scopre in realtà essere o uno Shiva o un Vishnu, che hanno staccato i pezzi della coscienza con una macchina per poter lavorare su di essi. Una macchina, perché noi siamo nel virtuale e Shiva e Vishnu, il diavolo e Dio e Geova, sono in qualche modo virtuali loro stessi. Loro non vogliono fare l'esperienza della vita e della morte, non si vogliono sporcare le mani con la realtà dolorosa di cosa vuol dire vivere e morire. Loro vogliono far fare questa esperienza a noi poveri umani, poi riprendere la parte animica dopo che l'esperienza è stata compiuta, prendersela dentro di sé e bloccarla lì per sempre. In parole povere, vogliono chiudere Dio in gabbia. Il gioco non gli è riuscito. Non tutte le ciambelle riescono col buco, e a questo livello l'essere umano, studiando gli alieni, ha compreso dentro di sé questo grande meccanismo, il grande meccanismo della divide e timpera delle autorità, della legge, della politica, delle chiese, delle religioni. E una volta che uno solo di noi ha capito questo, mette a disposizione di tutta la coscienza questo tipo di esperienza, come un grande campo morfogenetico, sapete, sì. Una scimmia a 3000 km di distanza ha imparato ad usare una pietra per rompere una nocciolina. Nello stesso istante un'altra scimmia di un'altra tribù a 1 milione di km di distanza impara la stessa cosa. Questa è l'esperienza del fisico Alan Aspect, che quando prende 2 elettroni che sono nati insieme, ne manda uno a Napoli e l'altro a Milano, e poi pesta un piede all'elettrone che è andato a Napoli, dice: hai anche quello che è andato a Milano. Perché i 2 elettroni sono legati in un non spazio e in un non tempo. La coscienza di quello che accade da una parte accade dall'altra parte. L'entanglement lo chiamano i chimici, i fisici. L'entanglement. Sì. Tutto è collegato da un'unica essenza, la coscienza, che è collegata a tutti gli esseri viventi. Che differenza c'è tra un essere vivente e un essere non vivente? La presenza di coscienza. Lei diceva che tutto questo è avvenuto con l'utilizzo di una macchina.
Ci può spiegare? Non sappiamo granché di questo e non è neanche tanto importante andare in fondo a vedere che tipo di macchina è. Qualcosa che ha lavorato però all'interno della virtualità. Vi voglio ricordare in questo contesto che la realtà virtuale che è stata creata dalla coscienza per cercare di capire essa stessa e di fare un'esperienza fisica per poter quindi capire che cosa vuol dire vivere e che cosa vuol dire morire, bene, all'interno di questa fisicità virtuale modificabile ci sono la modifica dello spazio, del tempo e dell'energia, cioè ci sono le macchine per fare le cose. Noi siamo tenuti dentro questo universo dai nostri governanti attraverso le macchine. Noi dobbiamo comprare 14 telefonini per poter comunicare da uno all'altro. Ma se in realtà ci ricordassimo che noi possiamo comunicare attraverso questo campo morfogenetico senza bisogno del telefonino, non ci sarebbe neanche nessuno che intercetta le nostre telefonate e potremmo fare quello che cavolo ci pare. E sicuramente si complicherebbe molto meno la vita dei nostri politici, per esempio, ma anche del popolo, il quale potrebbe pensare quello che gli pare senza bisogno che il capo lo sappia, per esempio. Ecco, in questo contesto gli dèi o gli alieni hanno diviso il mondo e l'hanno creato scientificamente macchinoso, macchinario. Noi non abbiamo bisogno, per modificare la realtà con la magia, non abbiamo bisogno della macchina, basta solo l'atto di volontà. Questa è una cosa che la parte animica dice in ipnosi. Si può fare questo? Certo che si può fare. Vuoi che ti cambi canale della televisione col pensiero? Ho imparato a farlo, mi dice Anima, e la televisione, pum, mi si accende in una stanza o mi cambia canale da sola. E come ti cambio canale da solo? Vuoi che guarire da questa malattia? Se la tua coscienza e la mia coscienza sono d'accordo, lei ti mette una mano addosso e tu la malattia non ce l'hai più. Roba. E se Piero Angela vede una cosa del genere, non esce di casa per i prossimi non servizi. Mi parli di Piero Angela, per nome di Dio. Questo è sperimentalmente provato. Te ti metti con un libro in una stanza, nell'altra stanza prendi un soggetto, lo metti in ipnosi profonda e chiedi alla tua anima di leggere quello che sta leggendo l'altro nell'altra stanza, nell'altro libro. E lei te lo fa. Ecco. Queste sono le cose che ti fanno capire, non tanto che esistono i fenomeni paranormali, ma che la fisica di Bohm, cioè dell'universo virtuale, di Pribram, neurofisiologo che dice che il cervello è un lettore di ologrammi, è vera. E dove? Riprendo il concetto di Erickson. Mentre prima si credeva che l'ipnosi fosse una macchina, un sistema per guardare nel passato, ora il passato, siccome non esiste, perché non esiste il tempo, non esiste lo spazio, non c'è, è collocato in un altro modo. L'ipnosi è un sistema per chiedere alla tua mente, come lettore di ologrammi, di andare a leggere cosa sta succedendo in questo istante nel passato che corrisponde al presente. Stessa definizione che darà tantissimi anni fa Sant'Agostino. E allora, come diceva, come si esce da questo mondo virtuale, in questo modo? Il modo in cui diceva adesso? Non è detto che si debba uscire dal mondo virtuale, è detto che prima lo si debba comprendere, si deve capire che siamo noi quelli che creiamo le cose che vediamo, siamo noi gli artefici del film, registi, spettatori e recitiamo anche dentro, nello stesso film. E comprendere che è solo l'atto di volontà che ci permetterà in qualche modo di modificare i parametri virtuali, che sono spazio, tempo ed energia, che ci permetterà di comprendere al di là di quello che vediamo aspetti anche molto più profondi. Perché noi possiamo guardare le cose ma con profondità differenti. Più consapevolezza di noi abbiamo e più le cose le vediamo meglio. Lo stesso Penrose, fisico inglese molto importante, dice, insomma, in fondo il secondo principio della termodinamica, che dice che l'entropia dell'universo aumenta sempre, mi sa che non sia proprio tanto vero. E io dietro gli dico: è vero, hai ragione, perché il secondo principio della termodinamica probabilmente non misura l'energia ma misura la coscienza,
dell'universo. Quella aumenta infatti sempre, mentre l'entropia, ahimè, alcuni esperimenti di fisica quantistica e di termodinamica quantistica dimostrano che almeno localmente non è vera. E purtroppo Ilya Prigozhin, premio Nobel per la chimica, dimostra le stesse cose, quindi c'è qualcosa che deve essere rivisto. Ma gli strumenti per rivedere questo sono nelle mani della fisica quantistica e, lobo sinistro, nelle mani della coscienza interna, del tuo comprendere come è fatto l'universo, nel sentire l'emozione del vivere, lobo destro. Abbandoniamo il super maschio e la super femmina per fare un essere che almeno mentalmente sia androgino, come dicevano gli antichi. Lei parla nelle sue conferenze di uomo primo, uomo secondo. Sì. Ci può spiegare? Sono categorizzazioni. Noi, studiando questo problema degli alieni, che poi un po' ci è sfuggito di mano e siamo andati a lavorare con la coscienza, abbiamo cominciato a categorizzare gli alieni. Gli alieni sono fatti così, poi ce n'è un altro tipo fatto così, c'è un altro tipo fatto colà, un altro tipo fatto colà. Avevamo categorizzato almeno quei 10-12 tipologie di soggetti antropomorfi che venivano a romperci le scatole, tutti quanti volendo quella roba che avevamo noi, che si chiamava anima e che avrebbe garantito all'alieno che non è cosciente l'immortalità. Mentre solo nell'acquisizione, nell'accettazione della morte c'è la comprensione della vita eterna. Ma chi aveva creato tutta questa fenomenologia di alieni? E scopriamo che esistono due esseri precursori, uno a destra e uno a sinistra, uno nell'universo duale nero e un altro nell'universo duale bianco, si direbbe un po' così oggi, la New Age direbbe così, e questi esseri erano le prime cose con il corpo in cui la parte animica era in qualche modo entrata. Primi esseri che dovranno costruire tutta questa discendenza perché loro non si vogliono sporcare le mani con il fare le cose, le vogliono far fare agli altri. Vivere è doloroso, gli dèi non lo vogliono fare. Chi aveva creato questo uomo primo e questo, che noi chiamiamo uomo primo perché è il capostipite della creazione, o quest'altro uomo primo dall'altra parte dell'universo nero? Queste due entità che noi ideicamente abbiamo identificato come Shiva e Vishnu. Ci facciamo riferimento sempre agli archetipi e ai miti che noi troviamo nella storia, perché mentre la storia è la rappresentazione di un passato che diventa presente e che con i film di fantascienza diventerà futuro, nel mito noi abbiamo una sola fotografia dentro la quale c'è il passato, il presente e il futuro. Il mito, anche da un punto di vista junghiano, ci permette di capire che cosa sta succedendo nell'universo, come è fatto l'universo e come finisce anche il gioco. Perché nel mito c'è la rappresentazione che la coscienza dà della realtà virtuale. Tutti i miti sostanzialmente sono uguali. C'è un buono, c'è un cattivo, c'è un acceso, c'è uno spento, e uno dei miti più interessanti, perché uno dei più antichi, è il mito della genesi induista, la civiltà della valle dell'Indo, che poi ha dato origine al mito degli dei di Babilonia, che hanno dato origine al mito degli egizi, che hanno dato origine al mito del popolo ebraico e da un'altra parte dei greci. Cambiano i nomi, ma il concetto è sempre lo stesso. Da una parte c'è Ra, che diventerà poi Amon-Ra, sincretizzando il dio di prima generazione con il dio di seconda generazione. Il dio di prima generazione è Ammon, il mai nato, Ra invece è nato, vive. D'altra parte c'è Cronos, l'onnisempiterno, il mai nato, e Zeus sotto, che invece è un dio di seconda generazione. Così ritroviamo la stessa serie di dei da tutte le parti. Ra, dio sole, 12 costellazioni che lo adorano. Gesù, 12 apostoli. 12 apostoli. Ma Gesù è un dio nato, il mai nato è Geova, il padre di Gesù. E così ritroviamo la stessa struttura
degli dei nella Valle dell'Indo, e la ritroveremo anche nel Brahman, che crea Brahma, che crea Shiva e Vishnu, la Trimurti, così come la Madonna e del mondo cattolico è la rappresentazione per gli induisti della Dea Kali, come in un'altra ipotesi è Ishtar, Astarte, Astarotte, o se volete Astar-Sheran, cioè il nome dell'alieno che viene visto negli anni 60 dai contattisti americani. Si comprende perfettamente che nel mito c'è come va a finire. E come va a finire, professore? Ah, è semplice. Shiva e Vishnu lottano contro di loro e si ammazzano a vicenda, e l'uomo persegue la terza via, non quella di Shiva, non quella di Vishnu, ma la sua, quella e di mezzo. Ritorna in alto a riconquistare la propria consapevolezza di sé. Una delle cose che abbiamo notato, io non me ne ero accorto assolutamente, è che facendo un bel giorno un organigramma di tutti questi dei che avevamo creato, alieni, eccetera, eccetera, lo faccio anche per Benino con un bel disegnino in tre dimensioni perché mi divertivo quando ci vedevo. È venuta fuori che cosa? È venuta fuori una cosa interessante, cioè è venuta fuori, per sbaglio, io poi leggendo, la cabala ebraica. Esatto, somiglia alla identica cabala ebraica. Identica, quindi... Cioè, il rabbino Luria non sa spiegare alcuni aspetti della cabala ebraica che io sono in grado di spiegargli ora, pur non essendomi fondamentalmente mai interessato di cabala ebraica. Ecco, la cabala era la rappresentazione dell'albero della vita. L'albero della vita eterna. L'albero, cioè, che gli antichi alchimisti del 1300 rappresentavano come la fontana della vita. Voi prendete per esempio le rappresentazioni di tutti questi alberi della vita che sono state fatte da tutte le culture, in tutte le parti del mondo, e troverete sempre disegni molto diversi che hanno sempre gli stessi pezzi, disegnati negli stessi posti. Il mandala tibetano altro non è che la fontana della vita, solo che è stata vista dall'alto, perché il tibetano ha una visione diversa dello spazio, dove i tre monti del mandala tibetano, che rappresentano i tre mondi che noi diciamo essere lo spazio, il tempo e l'energia, sono rappresentate nel mondo cristico da le tre zampe del leone, che è la rappresentazione di Gesù, ma sono tre, perché Gesù tiene un piede alzato, il leone tiene un piede alzato, perché ne ha solo tre? Professore, se vuole rispondere, interrompiamo un attimo. La telefonata è finita, professore, riprendiamo il nostro... Parliamo di Gesù, ci vuol dire qualcosa in più di Gesù? No, perché questa figura di Gesù, cioè Gesù è una figura storica, la gente cerca il sepolcro di Gesù, non lo troveranno mai, non lo troveranno mai perché Gesù non è mai morto, perché non c'è mai stato, non è mai esistito. Questa figura storica, come non è mai esistito un Mosè, non è mai esistita una migrazione nel deserto, Tutmosis, figlio di Tut, è un faraone, Tutmosis III, monoteista, il quale chiaramente adorava il Dio Sole, e i preti di allora, che invece avevano diverse parrocchiette, ognuno si teneva il suo Dio, sarebbero stati sincretizzati in un unico sacerdote, invece ce ne dovevano essere tanti. E allora la Chiesa caccia il potere politico, caccia il faraone monoteista, il quale con 2.000 pecorari se ne va fuori dei confini del suo popolo, dell'Egitto. A questi pecorari il suo padrone deve dare delle indicazioni, deve dare una legge, deve dare una serie di regole. E gli dà quelli che sono poi fondamentalmente i 10 comandamenti, Mosè. Non pensando che i 10 comandamenti, papale, così come sono stati scritti, li ritroviamo nelle 64.000 tavolette a Baghdad, state scritte 8.000 anni prima, uguali, dove l'arca di Noè, Noè non si chiama più Noè, ma si chiama Upnapistin, con le stesse identiche storie, la stessa lunghezza dell'arca, gli stessi giorni, la stessa colomba che esce, uguale, tutto uguale, la stessa storia, che non può essere vera, perché in fondo a livello proto-cananita il Vecchio Testamento è un
un testo giovane. Se si scopre che è stato già scritto non solo a Babilonia, ma nella valle dell'Indo, quindi andiamo indietro di 12.000 anni, vuol dire che quella non è farina del sacco di Mosè. Mosè dà al suo popolo le regole del popolo egizio, non ricordandosi che le regole del popolo egizio erano state quelle del popolo babilonese, non ricordandosi che le regole del popolo babilonese erano state quelle della valle dell'Indo. Un po' come ha tentato di fare Bossi quando ha costruito il suo partito. Ha detto che siccome quel partito lì non esisteva e non c'era tradizione, si è inventato che sono celti. Ecco, è un'invenzione di questo tipo. Il politico vecchio e il politico nuovo sono passati 4.000 anni, ma non sono fondamentalmente cambiati. Forse avrebbe ragione Renzi che bisognerebbe fare una ristrutturazione, una rottamazione anche degli dèi. Una rottamazione. Quindi in realtà quella via di mezzo è l'uscita dalla dualità. La via di mezzo è il riconoscere che la dualità è finta, quindi noi siamo uno. Siamo uno. Ma perché? Allora, però volevo tornare un attimo, professore, sempre a questa tripartizione, mente, se ce la spiega magari in maniera un po' più semplice, quindi mente, spirito e anima. Tutto si gioca su energia, spazio e tempo. Possiamo un attimo ritornarci? Sì. E magari ci fa qualche esempio, se possibile. Certo, molto semplicemente. Anima, mente e spirito sono gruppi di vettori e di tensori che noi possiamo rappresentare anche come gli stessi parametri che rappresentano i quark colori. Sostanzialmente alla fine potremmo definire che anima è un gruppo di quark. E mente e spirito lo stesso, che si comportano nello stesso modo, con le stesse regole, con gli stessi colori. Ideicamente, cioè inconsciamente, dentro di noi, abbiamo l'informazione che diamo all'asse dell'energia il colore verde, all'asse dello spazio il colore rosso e all'asse del tempo il colore blu. Come si fa a capire questo? Si prende una persona, se ne prendono 200 e gli si dice: secondo te il colore del tempo che è? Blu. Il colore è, se è sano di mente, ti darà questi colori qua. Questo vuol dire che archetipicamente noi possiamo immaginarci che la nostra mente vede questo e immagina questo dentro una stanza mentale che un altro neurofisiologo che si chiama Coslin dice: la visione di ciò che accade in quella stanza mentale segue le stesse regole, come peraltro dice anche Jung, psicoanalista molto importante, le stesse regole della fisica che sono fuori nel mondo virtuale, perché tra il mondo virtuale e quello che io immagino nella testa non c'è nessuna differenza, perché sono due mondi virtuali uguali e appartengono alla stessa virtualità. Allora, lavorando a livello archetipico su come io mi immagino l'universo, con opportune regole precise, posso cercare di comprendere come è anima, come è mente, come è spirito. In un test recente che noi chiamiamo Triade Color Test, facciamo fare un'analisi a un soggetto qualsiasi, si prende, gli si dice: immagina nella testa una stanza in cui ci sono tre sfere che si accendono, tre lampade, una sarà la mente, una sarà lo spirito e una sarà anima. Queste lampade si accendono e il soggetto sano statisticamente mostra questi colori: anima blu, spirito rosso e mente verde. In questo contesto abbiamo potuto notare che qualsiasi variazione di questo colore può essere assolutamente e perfettamente identificata con una non perfetta sanità mentale del soggetto. Attenzione, quando dico sanità mentale intendo dire qualcosa che riguarda a un organismo perfettamente in equilibrio con se stesso. Ricordo infatti che il psicoanalista importantissimo contemporaneo Hillman dice che la sanità mentale è un tipo di malattia. Quindi non è che uno è sano solo perché l'ho detto io. Voi andate da uno psicologo, beh, lo psicologo vi dirà che siete sani solo se lo psicologo la pensa come voi, perché se lo psicologo la pensa in un altro modo voi avete qualche problema. Questo, fate la prova, andate e vedrete. No, è così. Noi ci crediamo assolutamente. Io ci credo. Allora, in questo contesto, no, lo so, non ci credo, lo so. In questo contesto le variazioni di colori potevano essere messe in relazione alla presenza fenomeni di adduzione, perché avevamo notato che i colori tipo RGB, rosso, blu e green, verde,
venivano modificati in ciano, giallo e magenta, cioè i colori complementari, quando il soggetto aveva delle problematiche psicotiche. Invece il colore RGB cambiava in GBR, cioè il rosso diventava blu, il blu diventava verde, ma sempre nella sfera dei colori fondamentali, primari, quando c'erano problemi di adduzione. Chiaramente, statisticamente, fai le prove su 100 persone, vedi che è così, tenete presente che la medicina, quando fa una statistica con la curva del Q-quadro, analizza 15 pazienti, noi abbiamo lavorato su 2000 persone, quindi un valore statistico ce l'avrà. Perché questo accade? Perché lavorando con i vettori colore abbiamo scoperto che, per esempio, mente ha due vettori che sono lo spazio e il tempo. Spazio e tempo sono di colore rosso e blu, gli manca l'energia. Energia era colore verde. Quindi, essendo che la sfera nella tua testa appare con uno spettro di emissione, la mente assorbe tutte le informazioni dell'universo, spaziali e temporali, ma rigetta le informazioni energetiche, quindi ti apparirà verde. Nello stesso contesto, essendo l'asse del tempo blu, anima ti appare blu perché lei con l'asse del tempo non c'è nessun problema. Ma questo ti permette di comprendere che quando gli assi non sono messi in modo giusto e uno riceve meno informazioni, ecco che il colore può essere modificato, e quindi con un banale programma al computer puoi identificare esattamente la quantità di quel tipo di informazioni che non entra dentro di te. La New Age direbbe che ti apriamo i chakra, ma la New Age ha un significato che, insomma, ti dice delle cose che possono essere anche molto interessanti, però attenzione, perché siccome la New Age è stata creata dall'alieno, è stata creata per farti credere che l'alieno è buono, per farti credere che dentro di te c'è uno spirito che ti porterà al bene, per farti credere che c'è l'angelo buono che ti, per tutta la vita ti sta dietro e ti vuole aiutare, ti dice le cose in modo credibile, perché sennò te ti insospettiresti, ma alla fine ti dice una bugia. E siccome tu hai creduto e hai sperimentato tutto il resto, pensi anche che l'ultima bugia sia vera. Nel caso della New Age, ecco che la bugia finale è la seguente. Per esempio, bisogna volersi tutti bene. No, oh, sbagliato. E capite subito che la grande religione cattolica altro non è che una grande New Age. Non si deve voler bene agli altri. Prima devi imparare a voler bene a te stesso. Poi se ne parla. Non devi aiutare un altro, aiuta te stesso, perché quando tu avrai acquisito consapevolezza di te, la tua consapevolezza sarà a disposizione di tutti. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi attenzione a non credere che l'alieno o l'angelo, poi alla fine, sì, ci sono anche quelli cattivi, per forza di cose, perché ci devono essere quelli buoni. Non ci sono né buoni né cattivi, ci sono gli alieni, che non sono duali, sono alieni, e dal loro punto di vista noi siamo mucche da mungere. Dal nostro punto di vista eravamo mucche da mungere, ma la mucca a un certo punto ha detto al contadino: ora basta. Quindi gli alieni da noi vogliono la coscienza, quindi l'anima, certo, la vita. E attraverso questo lavoro che noi abbiamo fatto con i colori, che è la rappresentazione del test di Max Luscher applicato a un altro test, che è il test degli spazi di Pulfer, 1921, risale il test. Pulfer era un grafologo, studiava come mettiamo le cose nello spazio, mentre Luscher studiava, ti dirò chi sei a secondo del colore che ti piace di più, la sequenza dei colori che scegli più piacevoli per te. Bene, in questo contesto il Triade Color Test ci fa capire esattamente a livello ideico e simbolico che cosa accade, ma abbiamo una chiave di lettura basata su dei vettori colore che abbiamo messo a 90 gradi tra di loro, solo perché sappiamo fare bene l'angolo di 90 e il seno di 90. E in quel contesto, quando mettiamo e lavoriamo con queste sfere luminose all'interno della stanza mentale di Coslin, riusciamo a trasformare i colori sbagliati nei colori giusti. Per esempio, fondamentalmente parlando, lo schizofrenico ha uno spirito rosso, una mente blu, una mente nera e una parte animica blu. La mente nera è una mente che assorbe tutte le informazioni, ma non ne butta fuori niente, cioè una mente incapace di mettere in relazione la parte destra con la parte sinistra. Schizofrenico vuol dire esattamente tagliato da schizzo, dal greco, separato.
prendo lo schizofrenico, gli faccio immaginare di vedere la sfera nera di mente cambiare colore e diventare verde, e lo schizofrenico guarisce all'istante. Per 2 mesi starà bene, dopo 2 mesi torna schizofrenico. Perché? Perché non ho fatto altro che cambiare il colore, ma non ho detto alla sua mente, che ha una sua coscienza, andiamo a verificare perché hai la tendenza a diventare nero. Cioè, applichiamo le regole della psicologia transpersonale a quella parte di te. Capirai perché, acquisirai la consapevolezza del perché, sbagliando la tua sfera di mente tende a non buttar fuori nessuna informazione. Supererai il trauma e da quel momento in poi la tua sfera di mente torna e per sempre stabilmente ad essere verde. Con questo sistema noi abbiamo, lavorando su soggetti non addotti, recuperato un sacco di soggetti che avevano dei problemi mentali. Molto, molto interessante, professore, veramente. Adesso volevo fare una domanda un po' diversa. Lei ha affermato, mi pare, se non sbaglio, che circa il 50% della popolazione è anima. Il 20%. E il restante 80%? Ma ci sono delle cose molto interessanti. Ce le dica. Da dove nasce questa ipotetica cosa? Nasce dal fatto che tutti i soggetti animici messi in ipnosi dicevano questo: ci sono un certo numero di persone in cui noi anima possiamo entrare, gli altri non hanno il DNA adatto, diceva così. Per questo abbiamo collegato la sequenza di basi puriniche e pirimidiniche degli scalini del DNA, secondo di come sono fatti, alla possibilità che la parte animica sia compatibile con il DNA, che rappresenta una molla e quindi sostanzialmente un'antenna in qualche modo, con la parte animica. No? Benissimo. Gli altri, mi ricordo sempre di un caso che dissi: e gli altri da dove vengono? E la parte animica di questo addotto mi disse: ah, non lo so, noi non lo sappiamo quelli da dove vengono. Quella fu la prima risposta agghiacciante, ma in realtà, poi studiando, andando avanti, cercando di comprendere bene, perché la parte animica dice delle cose, ma la parte animica parla alla mente in modo archetipico e la mente traduce a fonemi, quindi ci sono già troppi passaggi per cui in qualche modo noi potremmo sbagliare l'interpretazione. Un alieno che ha disturbato il nostro... In questo contesto esistono un certo numero di livelli che noi crediamo essere 7 livelli, perché se la struttura dell'universo è una struttura archetipica, simbolica quanto volete, ma anche virtuale e frattalica, basata sulla fisica degli ologrammi, come dice la fisica moderna, come esempio di energia degli elettroni quantizzati, ci sono 7 livelli di esistenza dell'universo. Gli alieni a questo livello noi li abbiamo già sconfitti, già abbiamo capito che loro non hanno futuro, noi siamo più coscienti di loro, non ci faremo mettere di mezzo. Nel tempo virtuale vediamo che le cose stanno molto migliorando e miglioreranno, e noi vinciamo, lo dico al singolare, al presente, vinciamo, nel senso che abbiamo già vinto, ma al piano di sopra. Al piano di sopra ci sono quelle creature che dovevano venire in fondo per fare... le creature che sono gli angeli della New Age, per fare l'ultimo step. Ecco, alcuni di loro non hanno avuto il coraggio perché hanno paura di scendere, come dicevo prima, e di fare questa esperienza. In questo contesto, su 100 posti macchina, solo 20 si sono riempiti. Gli altri 80, la loro parte animica, non ha avuto la possibilità, il coraggio, il motus di scendere e sono rimasti sopra. Quando la New Age ti dice che bisogna scendere, ecco dove c'è un altro errore. Non bisogna scendere, bisogna scendere fino in fondo per fare l'esperienza fino in fondo, perché l'abbiamo detto prima, la coscienza è la manifestazione. Se tu la manifestazione sei, vuol dire che fai. Se fai 100 sei tutto, se fai 80 sei 80, quindi non sei arrivato fino in fondo. Per questo motivo chi si manifesta a te, persona cosciente, come angelo buono, che ti vuole, lavorando sul tuo ego, dire che sei bravo, sei buono, devi venire come noi, devi ascendere, lavorando sul tuo ego, sta facendo un discorso duale. E se te non te ne accorgi che il discorso è duale,
non saprai neanche che il discorso è falso. Qualcuno che ti vuole togliere di qui perché qui la tua coscienza è troppo elevata e si potrebbe espandere. Come una cellula cancerogena, al contrario, tu devi essere tolto per essere portato su e ascendere. La coscienza si acquisisce nel discendere, non nell'ascendere. Un po' come si vede nella descrizione archetipica del passato, come si vede nella Kabbalah ebraica, come si vede nell'ultimo film di Bruce Lee, che non ha mai visto uno schermo, dove Bruce Lee combatte gli alieni delle cinque pagode, dei cinque livelli della pagoda. Il settimo siamo noi e l'ultimo è la coscienza, e arrivando alla coscienza poi tornerà alla fine del film in fondo a mettere i piedi sulla terra, perché lui ha deciso di rimanere qui. Siamo noi ora che decidiamo come giocare. Noi giriamo la giostra. Prima la giravano gli alieni, Shiva e Vishnu. Ora che abbiamo capito che Shiva e Vishnu erano fondamentalmente il bene e il male, ma due parti di noi, e le abbiamo compreso bene, ci siamo riuniti in un'unica essenza, non dobbiamo più essere categorizzati, non abbiamo più bisogno di votare per Tizio o per Caio. Noi votiamo ognuno di noi per noi stessi. Il paradigma della vincita è la seguente. Finora abbiamo fatto un esercito con 1000 persone, fallimento, facciamo 1000 eserciti di una persona sola, come i piranha, che in un secondo la vittima la spolpano. E allora, professore, scusi, per lei, prima diceva, il DNA è un'antenna, quindi che cos'è il DNA per lei? Un'antenna, com'è che funziona? Il DNA è una struttura interessante in cui ci sono, è una scala a chiocciola in qualche modo, dove ci sono degli scalini, e gli scalini sono fatti dal montaggio di due basi che si chiamano puriniche e pirimidiniche, ma sono quattro tipi di cose che si mettono insieme, quindi poca roba. Il DNA, ci sono quattro molecole fatte in questo modo, c'è un pochino di acido fosforico e un pezzettino di zucchero, non c'è altro. Lì dentro c'è il nostro universo, perché è montato in un modo particolare per cui all'interno del DNA ci sono degli orbitali, dei posti dove si possono trovare degli elettroni all'interno, dove la parte animica probabilmente, seguendo questo flusso energetico, si immette. Non lo dico io, lo dice l'addotto in ipnosi facendo parlare la sua parte animica. 2000 persone ti dicono la stessa cosa, e queste 2000 persone non sanno neanche magari come è fatto il DNA, perché magari costruiscono vasi di plastica, oppure fanno gli zappatori nel Bangladesh, ma in quel contesto sono in grado di parlare dei massimi sistemi. Ecco, questo è un aspetto fondamentale. Il DNA, ma se poi vogliamo ascoltare cosa dice Crick, l'amico di Watson, quello che ha costruito la formula del DNA vincendo il premio Nobel, qualche anno fa disse, era proprio a Firenze a un convegno di biogenetica, e disse: il DNA è il posto dove si trova dentro la parte animica. Ora, un biochimico premio Nobel che ti dice questo ti fa pensare anche che questa antennona, che è la rappresentazione del DNA, è come una grande molla che è basata su dei numeri particolari, che sono la sezione aurea, il pi greco e così via, nella sua struttura geometrica, ti fa pensare anche a quello che ha detto Penrose pochi giorni fa, grande fisico. Anima è una struttura quantica che è inserita all'interno di tubuli quantici, all'interno della mente, del cervello umano, e che dopo la morte del contenitore sopravvive con la sua coscienza. Quindi, se me lo dice Penrose, se me lo dice Crick, ma perché no? Lo posso dire anch'io. Questo mi è stata riferita, io questa cosa da lei non l'ho sentita, per cui riporto quello che mi è stato riferito. Ancora qualche domanda, professore, poi siamo no, al fine. No, perfetto. Può dirci a cosa esattamente si riferiva quando affermava di un'antenna per schermare, neutralizzare un certo input? Sì, sì, è una cosa interessante questa, okay. Ho capito a cosa si sta riferendo. In molte sedute ipnotiche che abbiamo fatto con diverse persone, la parte animica, che parla sempre un po' per archetipi, racconta di
qualche strana struttura a forma di antenna, o comunque con quel tipo di geometria in altezza, strutturata in altezza, che serve a fare qualcosa, e noi non abbiamo ancora capito bene a cosa serve, che va o attivata o disattivata, perché questi tipi di antenne emetterebbero o potrebbero emettere alcune frequenze che mentalmente darebbero noia alla parte destra e sinistra, le due coscienze di cui abbiamo parlato, di anima e di spirito, parte femminile e parte maschile, che dovrebbero unirsi nell'istante in cui si acquisisce la nostra consapevolezza. Siccome l'alieno, che è tecnologicamente molto meglio dotato di noi, anche se coscienzialmente meno, ha questa tecnologia, qualcuno ha voluto pensare che questo tipo di apparecchiature potrebbe ricollegarsi, forse, ma noi non lo sappiamo, è un'ipotesi, al progetto ARP. Il progetto ARP è un progetto americano, del governo americano, in cui ci sono delle antenne che non si sa bene che cosa cavolo servono, ma alcuni complottisti pensano potrebbero servire a dar fastidio alle menti umane, soprattutto lavorando su frequenze molto basse, dagli 8 ai 12 Hz. Nell'istante in cui l'essere umano comincia ad acquisire consapevolezza di sé, il suo padrone, chiunque essa sia, esso sia alieno o alienato governatore, mette atto a un progetto per confonderti la mente. Una torre di Babilonia moderna, dove gli dèi confusero gli uomini che da allora parlarono lingue diverse. Il mito, ancora una volta, mi dice che forse non è tutto da buttare via. Non è tutto da buttare via. Lei parla anche di coscienza integrata, mi pare, negli ultimi suoi scritti. La coscienza integrata, quando noi, prima con il triade color test, lavorando con un triade color test dinamico, riuscivamo a prendere il soggetto e portarlo in condizione di essere liberato dal problema delle adduzioni aliene. Perché la coscienza comprende esattamente chi è l'alieno, decide di non interagire più con esso, e quando la coscienza decide questo, non c'è più niente da fare. In questo contesto, le sfere luminose, rossa, blu, verde, o dei colori che erano, le facevamo unire insieme e gli facevamo comprendere che in realtà avere un colore è come essere categorizzato. La coscienza è di tutti i colori, perché ogni colore è la rappresentazione idenica di quello che sei. La coscienza è tutto e deve avere tutti i colori. E il colore di tutti i colori è il trasparente. Quando la coscienza diventa quasi una bolla, impercettibile, ci puoi guardare dentro e vedere che dentro non c'è niente perché è limpida, quella è il ritorno a quello che eri prima, che qualcuno ti dividesse. In questo contesto il soggetto acquisisce una consapevolezza di sé allucinante, in ipnosi. Mi ricorderò sempre un caso che era qui e faceva, perché entra in uno stato ipnotico nel triade color test dinamico, si chiama così, e guardava a un certo punto in basso e indicava con gli occhi chiusi e guardava con l'indice, guardava in basso e diceva: cosa sono tutti questi mondi, tutti questi esseri, tutte queste creature? Le ho fatte tutte io? Quante sono? E perché le ho fatte tutte io? Non ne bastavano meno? In quell'istante comprendi che la tua coscienza non è la coscienza reale, ma è una coscienza che ha capito che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo e che cos'è l'energia, che vive in un contesto virtuale che lui può gestire, ma non ha fatto l'esperienza del suo contenitore, quindi non sa tutto, non ha ancora ricordato tutto e deve fare la sua esperienza per acquisire tutte le cognizioni sulla vita e la morte. Ma da quell'istante non farà più il soggetto l'esperienza che vogliono gli alieni, ma l'esperienza che vuole lui. Sarà libero. Questo è il significato di essere libero. Quando il soggetto aprirà gli occhi, mi guarda questo dito con il quale in qualche modo indicava, batte il dito su questa scrivania e dice: ma il dito non ci passa nel mezzo. Come mai? Di là il dito passava dentro questa struttura.
In quell'istante la coscienza si rende conto che questa scrivania è finta e come la vedi di là è vera, ma quando sei di qua vedi che è virtuale. In parole povere, hai imparato che la scrivania la stai creando tu. Tu hai creato lo spazio, il tempo e l'energia, e da quell'istante saprai che la puoi modificare se ne hai voglia. In questo contesto va ricordata una piccola nota. Non perdiamo tempo a fare miracoli. I miracoli le fanno le persone che vogliono far vedere delle cose. Chi sa fare veramente miracoli non ha nessun bisogno di fare miracoli. Professore, ancora qualche domandina, siamo praticamente alla fine. Sì. Quindi dicevamo che scie chimiche, io parlo anche di scie chimiche e ARP, sarebbero un modo magari per influenzare i nostri pensieri, la mente umana. C'è un modo per difendersi da questo? C'è un solo modo per difendersi da questo, è lo stesso modo che abbiamo usato per fare la lotta agli alieni, e poi abbiamo compreso che bisognava generalizzare tutto questo. Siamo partiti per fare la lotta agli alieni, per studiare gli alieni, capire che sono, secondo il nostro punto di vista duale, cattivi, che in realtà non è vero, sono solo alieni e si fanno i loro interessi, ma la lotta all'alieno veniva fatta attraverso l'acquisizione di consapevolezza. Nell'istante in cui tu sai chi sei, se ti fai prendere è perché tu hai deciso di farlo, se no non ti piglia nessuno, non ti scalfisce nessuno. In questo contesto si comprende esattamente dove era l'errore fondamentale della New Age e delle grandi religioni. Che cosa ti dicono? Cerca Dio fuori. No, Dio è dentro di te, stavi guardando nella parte sbagliata. Ma secondo i suoi studi, professore, cosa pensa della meditazione? La meditazione trascendentale che ha inventato questo Maharishi Mahesh, che ricordiamo è uno yogi indiano, ma è anche un professore di fisica quantistica che lavorava negli Stati Uniti, da un punto di vista, e ha pubblicato delle cose su giornali importantissimi scientifici, non sul Topolino, quindi su Nature, su Science. Statisticamente lui dimostra che con la meditazione, cioè col sistema in qualche modo che noi abbiamo cercato di migliorare, noi lo chiamiamo triade color test, ma è una meditazione guidata, tu entri dentro di te, comprendi le forze che hai, le riunisci insieme in un'unica coscienza integrata e dopo puoi fare i miracoli. Cosa dice Mahesh? Dice che la possibilità di cambiare la realtà è direttamente proporzionale al quadrato delle persone che si impegnano nel farlo. Lui dice che il quadrato viene fuori perché nel quadrato matematico c'è la rappresentazione della probabilità matematica di fare le cose, che deve essere sempre positiva, quindi deve essere un numero al quadrato, come un po' nelle funzioni di Schrödinger, la probabilità di trovare un elettrone, c'è una funzione al quadrato. Un altro matematico americano, di cui non ricordo il nome, ma che nomina questo José Luis Parise, che è questo psicoanalista che parla della magia in termini anche quantistici, per quest'altro americano c'è un numero che è la radice quadrata dell'1% della popolazione mondiale. Mi sembra siano circa 8.000-9.000 persone necessarie a modificare un evento. Secondo me hanno ragione tutti e due, ma hanno anche torto, perché secondo me basta una sola persona che abbia acquisito la consapevolezza, che in automatico tutti acquisiranno quella consapevolezza. La potranno consapevolmente vedere o inconsciamente tenere sempre seppellita dentro di sé, ma ce l'hanno. I numeri che gli altri due ricercatori davano sono legati a problemi sempre statistici. È chiaro che in 8.900 ci sono 8.900 persone riunite insieme che possono fare quello. Vuole anche dire che se ne prendi 8.900 hai la probabilità di trovarcene uno dentro. Se invece ne prendi 8.700 la probabilità non c'è. Oppure che il quadrato delle persone sia proporzionale all'effetto può anche voler dire che più aumenti la popolazione di queste persone, più c'è uno solo e basta lì dentro a farti il miracolo. Secondo me, secondo quello che viene fuori dalla quantistica e da quello che viene fuori dalla visione quantica dell'ipotesi del perché noi vediamo una particella o un'onda, perché noi vediamo una particella o un'onda, perché la nostra coscienza è quella di vedere un'onda o di vedere una particella, in questo contesto ne basta una sola. Se io acquisisco la consapevolezza, siamo tutti fuori dal problema. Immediatamente,
perché la realtà reale dura un niente, solo che nella realtà virtuale questo un niente è spalmato lungo il tempo e noi piano piano ce ne accorgiamo di quell'un niente che nella realtà reale tutte le creature viventi si sono rese conto subito. Vi posso dire, secondo me il problema degli alieni noi lo abbiamo vinto, ma ve ne accorgerete nel tempo. Un'ultima, una penultima domanda. In seguito dei suoi studi, di cui ci ha brillantemente parlato anche oggi, che idea si è fatto della reincarnazione di cui parli? Il problema della reincarnazione, all'inizio non ci credevo. Brian Weiss studiava, psichiatra americano, con l'ipnosi regressiva i traumi delle persone facendogli rivivere in altre vite, perché lui dice che abbiamo un karma e quindi quando io ho male a un dito in questa vita è perché in un'altra vita qualcuno comunque ha fatto qualcosa su quel dito e quindi io mi porto dietro a questo tipo di operazione. Vivo la stessa esperienza in mille modi diversi, mi farò male a questo dito, se non riesco a risolverlo qui vado a prendere i ricordi di un'altra vita. In realtà non ci sono le vite passate, le vite future, perché il tempo non esiste. Esiste l'idea di fare tante esperienze in tanti contenitori e la parte animica entra sull'asse del tempo in tantissimi contenitori, ma invece di entrare in uno per volta, come le lampadine dell'albero di Natale, che se ne fulmina una, le altre non si accendono più, cioè lavorando in serie, milioni di anni prima di arrivare in fondo, le lampadine si accendono tutte in parallelo, cioè la mia parte animica è in questo istante dentro tantissimi altri contenitori, tutti quanti fanno contemporaneamente la stessa esperienza che dura un miliardesimo di secondo. Anche se una lampadina si fulmina, tutte le altre vanno avanti e non c'è bisogno di aspettare dei cronomi per vedere come va a finire. Basta 10 alla meno 44 secondi, cioè il tempo di Planck. Planck, fisico, premio Nobel, che ha stabilito che un tempo più piccolo non c'è. Quindi al massimo, se l'universo lo dobbiamo contare in tempo, è 10 alla meno 44 secondi. Quantità piccolissima. Io avevo qua l'ultima domanda, perché mi pare lei abbia già risposto. Se vuole aggiungere qualcosa, magari sono molto contento. In che cosa intende esattamente quando afferma, appunto, sottolinea anzi l'importanza del cammino personale di conoscenza e coscienza? Questo è semplice, è l'aspetto fondamentale che ci fa dire che gli alieni non sono cattivi, non sono buoni, sono alieni, ma soprattutto non possono essere buoni. Perché? Non possono essere buoni perché l'alieno buono verrebbe e ti aiuterebbe. Ecco, in questo contesto il vero alieno buono è quello che non interferisce con te, perché sa esattamente che il processo di acquisizione di consapevolezza deve essere un processo personale e qualsiasi tipo di interferenza produce su di te dei danni, perché non ti fa prendere a te coscienza e consapevolezza. Allora, quando l'alieno viene e ti dice, o il santo, o l'angelo, viene e ti dice che ti vuole aiutare, beh, pensateci bene, perché secondo me vuole aiutare se stesso, l'angelo. Non c'è nessuno che ti vuole aiutare. Nella vita reale, chiunque faccia un favore, si guardi nella coscienza, in fondo, potrebbe scoprire che il favore lo sta facendo a se stesso. Professore, io la ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, della sua grande disponibilità, di quanta conoscenza ci ha messo a disposizione. Quindi la ringrazio a nome mio, a nome di Accademia della Libertà, mi auguro di ritrovarla più avanti. L'ultimissima domanda: lei sta proseguendo i suoi studi o sono in una fase? Ho quasi finito, c'è ancora 3 o 4 cosette da pubblicare, poi ci sarà un problema di divulgazione, ma questo è un altro aspetto della questione. Noi siamo a disposizione comunque per divulgare i suoi studi. La ringrazio ancora, grazie. E buona serata, perché è quasi tardi ormai. Grazie. Salve.